Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia di questa sesta domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, culmina nell'episodio della guarigione del lebbroso, un episodio molto significativo che, come vedremo, non dobbiamo pensare essere un fatto lontano da noi o non interessante per noi. La lebbra è una forma molto particolare, brutta e grave di malattia, non molto nota, grazie a Dio, dalle nostre parti, anche se la perdurante pandemia qualcosa in comune con la lebbra ce l'ha, d'accordo? Perché una delle proprietà della lebbra è essere molto contagiose, e abbiamo visto nella prima lettura com'era la sorte dei lebbrosi: venivano presi e messi in quarantena perpetua per evitare il contagio. Quindi qualcosa in questo anno l'abbiamo imparato. Andiamo a vedere un pochino che è successo. Allora, anzitutto questo lebbroso va da Gesù. Prima cosa molto importante: perché ci va? Ha sentito parlare di lui da qualcuno e pensa che Gesù possa aiutarlo. Prima cosa. La seconda: lo supplica in ginocchio. Lo supplica, quindi prega con tutto il cuore, la preghiera di tutti, quella dove ci mettiamo il nostro cuore, dove diciamo al Signore: per favore, ti prego, è importante, concedimi questa grazia. E lo fa in ginocchio. Sapete che lo stare in ginocchio è la posizione del corpo, sappiamo che dobbiamo tenerla anche durante la liturgia, durante la consacrazione, con cui noi esprimiamo a Dio la nostra adorazione. Cioè, mettersi in ginocchio significa che quest'uomo riconosce Gesù non soltanto come un profeta o un taumaturgo, ma come Dio. E che cosa gli dice? Ecco. Se vuoi, puoi purificarmi. Ora, sapete qual è la grande caratteristica che ha Dio e che abbiamo imparato a catechismo, spero tutti quanti, no? Ci hanno insegnato a catechismo che Dio è onnipotente. Poi bisogna vedere quanto ci crediamo, questo riguarda anche a me. Cosa vuol dire che è onnipotente? Che tutto ciò che vuole il Signore lo può fare. E come fa a farlo? Gli basta un atto della sua volontà, non c'è neanche bisogno che parli, basta che una cosa la vuole e quella cosa è. Questo lebbroso, guardate che atto di fede: se vuoi, puoi guarirmi. Attenzione, io ho sempre ripetuto, ve lo ripeto un'altra volta, lo dico spesso, cos'è Dio? Tutto ciò che vuole Dio lo può, ma non vuole tutto ciò che può, attenzione, non è la stessa cosa. Cioè, se una cosa è buona e Dio la vuole, quella cosa la farà, ma se Dio vede che quella cosa non è buona e quindi non la vuole, pur potendola fare, state tranquilli che non la farà mai. Quindi gli sta anche dicendo: io credo che tu puoi farlo, quindi credo che tu sei Dio, mi metto in ginocchio e credo anche che tu mi guarirai solo se questa cosa è bene per me, se no non lo farai. Cantate, dobbiamo tutti quanti metterci alla scuola delle brosse. Noi siamo capaci di vivere così, abbiamo fatto veramente bingo, come si dice, strike, spettacolo. È proprio in tre parole, questo è tipico del Vangelo di Marco, ci sono trasmesse delle cose meravigliose. E come reagisce Gesù? Primo, ne ebbe compassione. Qui in greco c'è quel famoso verbo splanchnizo, e le splanchma in greco sono le viscere interne delle donne, il luogo dove si forma la vita e dove la mamma, come dire, concentra il suo amore verso la creatura che porta in grembo. Questo dice il verbo greco. Quindi Gesù è pieno di compassione, pieno di misericordia, e lo vuole proprio con tutto se stesso, si fa prossimo, si fa solidale con le sofferenze di questo suo fratello. Cosa fa poi? Tende la mano, attenzione, lo tocca, touch, oggi si dice, noi abbiamo i telefonini col touch screen. Funziona il telefonino se non ci metto il dito sopra?
Se è touchscreen o tocchi o non funziona, lo tocca e poi gli dice: lo voglio, sii purificato. Attenzione, che succede? Dopo un mesetto, quindi piano piano migliora e poi guarisce? Le opere di Dio non sono così. Questa è un'altra caratteristica di Dio. Non so se voi condividete con me questo pensiero un po' molto umano, no? Quante volte noi vogliamo le cose, come si dice, tutto e subito. Possiamo avere le cose tutte e subito? Io no, purtroppo, anche se tante volte mi piacerebbe, ma Dio sì. Dio è tutto e subito. Un istante sei guarito. Voi sapete che quando la Chiesa fa un processo di canonizzazione, come fa a dichiarare santo una persona? Deve controllare che ci sia stato un miracolo reale. E un miracolo reale quando c'è? Quando c'è una guarigione istantanea da un qualche cosa che o è impossibile una guarigione in base alle cose della scienza, oppure seppure fosse possibile è impossibile che avvenga in un battibaleo, in un istante. Queste cose le può fare soltanto Dio. Oh, spettacolo! E quindi, allora, abbiamo visto l'atteggiamento del lebbroso. Un secondo step: che cos'è la lebbra e come possiamo noi rivivere in qualche modo l'esperienza del lebbroso? E poi abbiamo finito. Allora, se andiamo su Wikipedia, perché io un lebbroso con gli occhi non li ho visti mai, però se andiamo a vedere, insomma, la lebbra è una brutta malattia, bruttissima. Voi sapete che con la lebbra progressivamente la nostra proprio conformazione morfologica, il nostro corpo diventa un mostro. Ti si proprio cascano i pezzi di carne, ti escono gli occhi dalle orbite, ti cadono tutti i capelli, cioè uno viene completamente deturpato, deformato, diviene mostruoso. Prima caratteristica. Seconda caratteristica, voi sapete che i malati di lebbra, poverini, mandano cattivo odore, ma non cattivo odore, proprio cattivo odore, simile a quello che manda purtroppo un cadavere in decomposizione, perché è proprio della lebbra mandare proprio la carne umana in decomposizione, in putrefazione, con un processo non dissimile da quello appunto che accade dopo che si muore e che comincia il processo di putrefazione del cadavere. Quindi stare vicino al lebbroso è una cosa impossibile. Terza cosa, e questa la conosciamo bene per esperienza, la lebbra è contagiosissima. Basta che un contattino millimetrico e sei morto. Domanda: cosa rappresenta la lebbra? I grandi autori spirituali dei primi secoli, che erano sempre molto profondi e molto intelligenti, e partivano da un principio: ogni malattia del corpo, ed è per questo motivo che la Chiesa ci fa leggere questi Vangeli, ha un significato simbolico, cioè designa, esprime simbolicamente qualche cosa che accade dentro di noi e su cui Gesù ha potere di guarigione. Secondo noi, cosa può essere una cosa che deturpa completamente l'uomo, lo rende un mostro, lo rende maleodorante ed è contagioso? Allora, in generale, quello che hanno detto gli autori, dice, questo è quello che la Chiesa chiama il peccato mortale. Quando noi pecchiamo gravemente in maniera volontaria, la nostra anima diventa un mostro, una sentina di orrori, maleodorante perché non ha più la vita della grazia, e purtroppo i peccati e i vizi sono contagiosi. Questo è un primo livello molto generale e molto vero. Qualche autore è entrato un pochino più in particolare, dice sì, ma quali sono i peccati che assomigliano di più, diciamo così, alla fenomenologia descritta dalla lebbra? E ne hanno individuati fondamentalmente due. Il primo è il peccato impuro. Abbiamo sentito nell'Antico Testamento, nella prima lettura, come chiamavano il lebbroso: impuro, impuro, se vuoi purificarmi, dice il lebbroso. L'impurità, che dà luogo, come ci hanno insegnato al catechismo, al vizio capitale della lussuria, è una cosa particolarmente degradante, perché abbrutisce la dignità dell'uomo a compiere degli atti assolutamente indegni di lui, turpi, che lo degradano e che lo rendono particolarmente brutto proprio e mostruoso da un punto di vista interiore. Altri autori, sulla base dell'alta contagiosità della lebbra, hanno individuato come peccato tipico del lebbroso l'eresia, cioè
sappiamo benissimo le sette, state attenti anche adesso, perché di sette purtroppo in giro ne siamo pieni zeppi, hanno questa caratteristica che attraggono facilmente gli adepti. Appena uno esce dal seminato e comincia a dire cose strane, però in un modo affascinante, avvincente, attira adepti come le mosche sul miele, quindi è contagiosa. E sapete, lo stare isolato del lebbroso aveva il corrispondente, cosa fa la Chiesa quando qualcuno esce fuori dal seminato? Vi ricordate? Lo scomunica, quindi lo dichiara fuori della comunione della Chiesa, quindi tu stai fuori del popolo di Dio, così come il lebbroso stava fuori dell'accampamento. Ultima cosa, ed è questa una cosa importante, vi invito anche a leggere già da adesso la lettera che ho scritto a tutta la comunità per la Quaresima. Come guarisce sto lebbroso? Gesù stende la mano. Vi ricorda qualcosa questo gesto? Quando è che il sacerdote stende la mano? Provate a pensare. C'è Don Pierpaolo lì che ci avesse bisogno, no? Quando il sacerdote ci assolve, cosa fa? Stende la mano, no? Dio Padre di misericordia, stende la mano, come Gesù. Io ti assolvo dai tuoi peccati, non ti tocca fisicamente, ma con quel gesto il sangue di Cristo entra a contatto con la tua anima e la lava. Quando altro è che io alzo le mani? Quando consacro le ostie non faccio. Quando è che si mette in ginocchio l'assemblea, così ripassiamo un po'? Quando è che suona il campanello? Quando io dico, ora Padre, stendo le mani. Vedete il gesto di Gesù, il gesto sacramentale. E quando è ancora che stendo le mani su di voi? Alla fine della messa vi dico, il Signore sia con voi, poi vi benedica Dio Onnipotente, con le mani stese, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa significa tutto questo? Che noi per essere guariti da Gesù dobbiamo entrare in contatto con Lui. Non dobbiamo avere paura, capite? Cioè, lo streaming, le celebrazioni online con i sacramenti andavano bene durante il lockdown, oppure quando abbiamo 40 di febbre, ma la vita della Chiesa esige il contatto reale. Voi sapete che le confessioni per telefono non si possono fare, eh? La confessione per Skype non si può fare, e la comunione attraverso il telefono, il sacerdote non te la può dare, non può mica mettere le mani dentro il telefono, capito? E ti dà l'ostia dentro casa. Allora con Gesù bisogna entrarci in contatto. Il contatto richiede la frequenza dei sacramenti, e il contatto richiede anche un ambiente di luogo. Per esempio nella nostra preghiera, pregare in chiesa o davanti al tabernacolo, ora si apre la Quaresima, perché? Perché siamo più vicini a Lui. La presenza di Gesù nel tabernacolo è una presenza vera, reale, sostanziale. È importantissimo pregare a casa, eh? E guai chi non è capace di pregare anche in casa. Ma non è la stessa cosa andare a un'adorazione eucaristica, andare davanti a Gesù esposto, pregare davanti al tabernacolo, quindi cercare questa forma di contatto, certamente spirituale, ma anche reale con Lui, capite? Ecco, queste sono tutte quante suggestioni che ci arrivano da questa bellissima liturgia, che ci introduce perfettamente al tempo di Quaresima che sta per aprirsi. Chiediamo alla Madonna che ci conceda la grazia di poter avere una fede tanto grande come quella del lebbroso, e soprattutto di credere che tutto ciò che ci turba, ci disturba, ci fa stare male, sia esso il peccato, l'angoscia, la depressione, qualunque cosa, può guarire nella misura in cui lo porto a Gesù, entro in contatto con Lui e con fede gli chiedo: Gesù, guarisci. Siano lodati Gesù e Maria.